Ben ritrovati. Oggi vi parlerò di un libro che non è un romanzo, anche se le vicende narrate parrebbero proprio la trama di un romanzo. Sono invece tristemente reali queste cose. Vi parlo di Vaticano SPA di Gianluigi Nuzzi. Di Gianluigi Nuzzi c'è poco da dire. Credo che se ne stia parlando moltissimo questi ultimi giorni, soprattutto. Scrittore, giornalista, conduttore televisivo. È del 5 novembre l'uscita del suo ultimo libro, Via Crucis. Però io vi parlo di un libro precedente, ossia appunto Vaticano SPA, che venne pubblicato la prima volta nel 2009 e che ha avuto una riedizione ampliata nel 2014. In Vaticano SPA si parla dello IOR, si parla di tutto quello che è stato fatto, ma con cognizione di causa. Non ci sono gole profonde, non ci sono intercettazioni, documenti rubati, assolutamente. Questo libro si basa sugli oltre 4.000 documenti dell'archivio Dardozzi. Renato Dardozzi fu un monsignore del Vaticano che arrivò allo IOR come commissione di controllo. Ebbene, come sua volontà, volle che alla sua morte i documenti del suo archivio privato diventassero pubblici. Nuzzi ha avuto quindi la possibilità di accedere a questo ricco dossier. E sulla base degli incartamenti trovati ha scritto questo libro, che non è altro che una cronaca di quanto accadde nello IOR. Si parte dai fatti che videro coinvolti personaggi quali Gelli, Calvi, Sindona, Monsignor Marcinkus. Siamo ai tempi del Banco Ambrosiano e tutto quello che ne è conseguito. Chiedo scusa se è stoppata improvvisamente la telecamera. Stavo dicendo, passiamo dalle vicende dell'Ambrosiano alla grande tangente Enimont, quella che scatenò poi Mani Pulite e tutto quello che ne è conseguito. Da lì arriviamo poi a come si sono nuovamente evolute le cose, con infiltrazioni mafiose, con l'utilizzo dello IOR come lavanderia per operazioni finanziarie non proprio pulite, non proprio corrette. Che taccia Nuzzi di voler fare clamore, di volersi arricchire sulla fede, non ha capito assolutamente niente. Quello di Nuzzi è un percorso difficile ma estremamente coraggioso. Nuzzi non denuncia il Papa, non ce l'ha con la Chiesa, questo deve essere chiaro. Ce l'ha con un certo tipo di clero, con una certa gestione un po' troppo, diciamo, allegra delle finanze. Finanze che in realtà poi sono frutto di donazioni. Sono frutto di elemosine, sono frutto insomma della fede dei cristiani nei confronti della Chiesa. Quindi è una denuncia per questa frode che è stata perpetrata al cuore dei cattolici. Si parla di donazioni fatte da famiglie agiate in favore della Chiesa, con la finalità di utilizzarle per scopi di misericordia, di carità. Ebbene, la gestione dello IOR, prima tramite Marcinkus e in seguito tramite De Bonis, fecero di questa di queste somme lasciate per beneficenza le loro ricchezze personali, che sono state utilizzate
in tentativi di scalate a aziende multinazionali, investimenti offshore, insomma, uno schifo. Uno schifo, io lo dico da cattolica non praticante e men che meno osservante, ma comunque con la mia posizione da sempre anticlericale. Io ho sempre scisso le due cose. La fede non ha niente a che vedere con quello che vogliono raccontarci i preti. È una mia posizione, della quale mi assumo tutta la responsabilità, ma comunque io non ho mai pensato che andare a raccontare peccati miei a una persona fatta di carne ed ossa come me mi potesse assolvere dagli eventuali peccati o punizioni celesti. Se è vero che esiste un'entità superiore, ne parlo direttamente con lui. Faccio un atto di contrizione personale. Abbiamo anche negli ultimi giorni in cronaca la vicenda dell'attico e superattico di Bertone, mi sembra. Cosa dire? Uno schifo anche questo. Ebbene, chi ha ancora il coraggio di difendere certi personaggi dovrebbe farsi un esame di coscienza. Nuzzi ha la forza di pubblicare questo, ben sapendo di scatenare una tempesta di polemiche, di accuse, di sciacallaggio nei riguardi del suo lavoro. Addirittura ho letto tra i commenti sulla sua pagina qualcuno che ha detto: "Ah, tu condanni i soldi dello IOR. Ma intanto tu con questo libro ci fai soldi." Dunque, a parte il fatto che Nuzzi fa di mestiere il giornalista, lo scrittore, il suo tempo lo dedica a questo, si presume che da questa attività ne debba trarre anche un sostentamento per la sua vita. Se il suo mestiere è scrivere libri, è ovvio che il suo mestiere venga pagato, stiamo anche a vedere. Quindi sono accuse proprio fatte da gente che ha un quoziente intellettivo pari a zero. Qui non si tratta di speculare, non si tratta di arricchirsi sulle spalle della Chiesa, si tratta di denunciare cose che non vanno bene. È di domenica scorsa il discorso del Papa all'Angelus: "Ah, ma noi stiamo già provvedendo." Me ne importa sinceramente un'emerita pippa che stiano già provvedendo. È giusto, è corretto che la gente sappia. Non si risolvono le cose in camera caritatis. Da una chiesa che fino all'altro giorno ha negato la comunione ai divorziati, che quindi vuole essere maestra di morale, pretende lo stesso rigore morale. Se avete del marcio, lo dovete dire pubblicamente. Non siamo sempre noi a doverci confessare, a doverci cospargere il capo di cenere. Fatelo anche voi, ma io vorrei vedere da parte della Chiesa dei gesti veramente forti. Innanzitutto questo IOR, una ridimensionata, un controllo capillare e soprattutto capire perché tutto quello che accade entro le mura dello Stato del Vaticano non può essere giudicato da altri che dallo Stato del Vaticano stesso. È l'unico Stato al mondo che non può essere giudicato, che non può essere perseguito legalmente, perché ha una giurisdizione tutta sua. In poche parole, quelli del Vaticano sono degli intoccabili. La dimostrazione ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Il mio discorso non è un discorso contro la Chiesa, io sono contro le persone che sbagliano e che per qualche cavillo burocratico se la cavano sempre. Questo è per estensione quello che è il messaggio anche dei libri e di Nuzzi, ossia una denuncia. Perché bisogna denunciare quello che è successo. La gente deve sapere che magari quello che era stato lasciato da qualcuno alla Chiesa per opere di bene, c'è rischio che sia finito ad arricchire qualche monsignore, che sia stato utilizzato per riciclare del denaro sporco, per frodare lo Stato e quindi tutti noi.
Questo non è proprio un video recensione sul libro di Nuzzi, è un discorso di punizione mia personale contro un clero che io non ho mai riconosciuto come tale. Io che personalmente ho avuto molto a che fare con gli ambienti ecclesiastici e per educazione, visto che sono anche cresciuto in un collegio religioso, e per familiarità, avendo nella famiglia suore, preti e chi più ne ha più ne metta, anche ad alto livello. Io sono sempre stata la pecora nera della famiglia perché ha sempre condannato queste cose. Io non ho mai creduto a queste ritualità. Io aborro sinceramente le persone che la domenica vanno in chiesa a battersi il petto e dire mea culpa, e poi una volta usciti ritornano ad essere le emerite merde che erano prima. Quando i gesti rimangono fini a se stessi, quando c'è un vuoto dentro, io disconosco tutto. Il mio rapporto con la fede è un rapporto intimo, personale, estremamente conflittuale e sofferto, ma che comunque mi continua a sostenere. Non voglio dire di avere più fede degli altri, dico soltanto che la mia fede è la fede di chi soffre nel vedere un messaggio carico di amore, di speranza, distorto e prostituito a cose che non hanno niente a che vedere con l'anima. Vaticano SPA è l'introduzione a un'inchiesta che non si è sviluppato in seguito a Vaticano SPA. Sono stati pubblicati Sua Santità e adesso Via Crucis. Io vi consiglio la lettura di questi libri. È estremamente agile, quindi non pensiate di trovarvi davanti un saggio di quelli a mattone. No, la scrittura è proprio in stile giornalistico, molto vivace, molto diretta al cuore del problema. Serve ad aprire la mente. Di qualunque fede siate, qualunque posizione abbiate nei confronti della Chiesa, della fede, sono libri che ci danno l'idea di quello che è successo veramente in questi anni, a livello politico, a livello sociale, a livello economico, cosa c'è dietro tante cose che ancora oggi non trovano una spiegazione. Con questo spero di non aver esagerato o trasceso oltre. Come chiosa vi faccio vedere una cosa che non ha alcun collegamento con questo video. Questo splendido ciondolo, non so se si riesce a vedere. È molto bello, ritrae un uomo con l'ombrello su una mezzaluna che guarda in direzione di un'isola su quale spicca un faro e con un'altra luna che sorge dal mare. Mi piace da morire, me lo sono preso su AliExpress per la pazzesca cifra di 85 centesimi. Sì, ci ha messo più di un mese ad arrivare, ma per 85 centesimi si può anche aspettare un mese. Bene, vi saluto, un bacione e un arrivederci a presto. Ciao.